Era da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Oggi sono chiamati a riscattare la sconfitta esterna dell'ultimo match. Oggi prevedo un pareggio per loro, un punto importante. Permetterebbe di ripartire dopo la sconfitta per 2-0 nell'ultimo turno. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Hanno deciso di andare sul sicuro optando per il più classico dei 4-4-2. Modulo che non passa mai di moda, un evergreen Pierre, e che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Palla in out, sarà corner. Sisse! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Hanno battuto benissimo l'angolo, si è capito subito che era un pallone pericoloso. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Tetti. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Premia la corsa sulla fascia. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Oscar. Apre il gioco. Ci sono metri a disposizione. Bravi qui a bloccare tutto. Palla schizza via dopo il contrasto. Prova a sorprenderlo. Palo e gol. Ha giocato di sponda con il palo, trovando un gol di rara precisione. Un pizzico di fortuna qui per l'attaccante, aveva angolato troppo la conclusione, rischiando di colpire in pieno il montante. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Tetti. Palla girata sulla corsia. Filotta sulla fascia, ruba palla. Brutta disattenzione, pericolosa. Interrompe bene l'azione. Attenzione, ed è calcio di rigore. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro, forse... Concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Non è sbagliato, freddissimo qui. Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Nessuna esitazione, nessun nervosismo. Le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Oscar. Si avvicina all'area, guadagna metri, salta l'uomo, cerca il traversone, il portiere di pugno allontana, sarà rinvio dal fondo. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Occhio, cerca l'area di rigore. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Tetti. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione.
Ecco il tiro. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Manovra interrotta dagli avversari. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Oscar. C'è spazio per andare. La mette in mezzo. Spazzano via il pallone. Tetti. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Sissé. Oscar. Paragna metri. Buona la chiusura. Oscar. La squadra avversaria riconquista il pallone. Interrompono bene l'azione. Punta l'area. Occhio al traversone. Attento qui il difensore che allontana. Apre di testa. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Palla controllata dalla difesa. Attenzione al pressing. Occhio al suo movimento. Sta avanzando. Riuscito a fermarlo. E si chiudono qui i primi 45. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Guadagna metri verso l'area. E c'è la conclusione. Prova a andare e il portiere dice di no. Ottimo intervento difensivo. Buona triangolazione. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Ha trasformato il rigore nel primo tempo che tiene comunque la sua squadra ancora in partita. Un gol che ha dato... E c'è il tiro! Sono già avanti di un gol. Questo corner può essere l'occasione per raddoppiare il vantaggio. Ovviamente se è sfruttato a dovere. Occhio al corner! Non un granché qui, la girata di testa, voler essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Si avvicina all'area. Palla in mezzo dopo un buon intervento. C'è spazio per andare. Difensore che capisce tutto e aspetta un'occasione interessante. Oscar. Il tocco dentro. La difesa alla meglio e allontana il pallone.
Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Varagna metri. Buona l'intuizione qui. Opportunità. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Perfetto oggi nei passaggi. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Attento qui il difensore che allontana. Ci sono metri a disposizione. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pier. Palla che si è persa sul fondo, sia pure di poco. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Guadagna metri. Attenzione, offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Occhio perché ci sarà un cambio. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Occhio, cerca l'area di rigore. E c'è la conclusione. Centra in pieno il difensore. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Può girare il pallone. Attenzione al tiro. Conclusione deludente davvero, troppo alto. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Punta l'area. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Hanno deciso di cambiare tattica affidandosi adesso ai lanci lunghi in area nel tentativo di sorprendere la difesa avversaria. Provano la carta dei lanci lunghi per sorprendere la difesa, magari con una spizzata o una deviazione di testa. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Con questa palla punta alla porta. Occhio qui. Prova a far partire il tiro. E il pallone finisce in gol. Allenatore che ha fatto benissimo a metterlo in campo. Grande sostituzione. Una sentenza nell'area piccola. Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante. Sì, mi chiedo se a questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze o se continueranno a spingere. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Buono l'appoggio. Arriva l'intervento dell'arbitro. Si salva di pugno. C'è la regola del vantaggio, dunque si va. Prova ad andare. Non ha inquadrato la porta, per poco qui. Conclusione leggermente troppo alta, palla che è terminata oltre la traversa. Non era semplice tenerla bassa. Varagna metri. Attenzione, occasione. Non si è. E l'arbitro fischia, è calcio di rigore. Penalty e giallo, mi sembra una decisione corretta dell'arbitro. Sì, non era chiara occasione da rete, giusto il giallo e non il rosso diretto. Trepissimo dal dischetto.